Ragazzi, e bentornati sul canale Mastro Titto, quinto episodio per la nostra videoguida al 100% di Shadow of the Tomb Raider. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e, cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video inizieremo con l'andare ad affrontare e quindi a svolgere la nostra primissima tomba della sfida, che in questo caso si chiama Portale degli Inferi. Successivamente avanzeremo anche con la storia ed affronteremo un combattimento all'ultimo sangue contro il giaguaro, così da poterlo sconfiggere una volta per tutte. Per cui, detto anche questo, vi apro nuovamente la mappa così da farvi vedere per bene qual è grosso modo la zona d'accesso alla tomba, per poi iniziare col gameplay. Vi parlavo, ragazzi, di zona di accesso alla tomba proprio perché una volta superata questa primissima fase noi non saremo nel cuore della tomba, ma dovremo bensì affrontare un lungo percorso ad ostacoli, che di solito è una sequenza platforming, per raggiungere poi la parte centrale della tomba, laddove andremo a risolvere un enigma e poi finalmente ad ottenere la nostra meritatissima ricompensa, che come al solito corrisponde ad una abilità unica ed estremamente preziosa. Detto questo quindi, ragazzi, è ovvio pensare che le tombe della sfida siano un'attività estremamente importante in Shadow of the Tomb Raider e che non è qualcosa che si può svolgere in un paio di minuti, ma sono comunque attività che richiedono pazienza, capacità ed intelligenza. Ok, area sconosciuta, tomba della sfida. Per cui intanto ci stiamo avvicinando. Di qui ci abbassiamo con cerchio passando sotto la trappola ed andiamo anche ad ottenere un po' di materiali da questa carcassa, ovvero una pelle e un po' di grasso. Di qui in avanti saltiamo sull'albero, sopra il ramo, e saltiamo di ramo in ramo, quindi avanti X. Di qui salto con rampino, quindi quadrato, mi raccomando ragazzi, fate attenzione, e poi proseguiamo sulla sinistra. Un bel salto ancora a sinistra, ci attacchiamo al bordo e poi con cerchio scendiamo comodamente e tranquillamente. Continuiamo ancora ad avanzare, di qui andiamo molto lentamente, facciamo attenzione alla corda tesa che chiaramente preannuncia una trappola, la disattiviamo e poi passiamo sotto con cerchio. E qui di fronte a noi abbiamo due strade, una brevissima sulla sinistra e una sulla destra che poi continua, quindi iniziamo da quella brevissima, laddove possiamo trovare uno zaino da esploratore, oggetto di per sé, ribadisco, che non vale come collezionabile, ma che invece ci permette di visualizzare alcuni tipi di collezionabili, come ovviamente i kit di sopravvivenza, e che vale comunque 25 punti esperienza. Per cui stavolta saliamo e iniziamo a saltellare di ramo in ramo. Laddove Lara dondola sul ramo appendendosi con le braccia e le mani, il salto poi, comunque sia la parte conclusiva del salto, è automatica, per cui basta dare un input iniziale e tutto il resto viene fatto da solo. Di qui prepariamo un salto in avanti con rampino, quindi avanti X e poi quadrato. Benissimo così, L2 per discesa con corda, la facciamo scorrere tutta andando in basso e poi L2 premuto per iniziare ad oscillare e facciamo avanti e indietro. Di qui c'è un vasetto con delle scorte e continuiamo ancora ad avanzare. Ragazzi, vi chiedo scusa, nonostante questa sia una videoguida, quindi qualcosa di estremamente serio che vuole essere perfetto, se ogni tanto mi sentite tentennare col commentary, questo perché è totalmente live, quindi dal vivo mentre sto giocando, e come al solito fare tante cose insieme non è affatto semplice. Quindi intanto qui prendiamo le nostre belle risorse artificiali che sono tessuto e un collezionabile. Al cancello. Quel damerino di Fawcett sarà anche al centro dell'attenzione, ma so che non ci resterà. Il mondo ricorderà Timothy Walker come l'uomo che ha trovato la città perduta di Eldorado. Ci siamo accampati in un canyon. Il viaggio fin qui è stato lungo e sfiancante. Riposeremo per qualche giorno, giusto il tempo di riorganizzarci. Alcuni di noi hanno bisogno di una ricucita, e a me non dispiacerebbe una buona notte di sonno. Gli uomini dicono di aver visto qualcosa nell'accampamento la notte scorsa. La giungla inizia a snervarli. Continuo a ripetergli che siamo vicini e che non dobbiamo perdere la testa proprio ora. Uno degli esploratori ha trovato un qualche tipo di tempio più avanti. Stamattina cominceremo la costruzione di ponti e scale, per poi partire nel pomeriggio. Una frase molto importante che vi vado a rileggere personalmente è: gli uomini dicono di aver visto qualcosa nell'accampamento la notte scorsa. Quindi esiste una presenza o più presenze di qualcuno o addirittura di qualcosa qui in zona.
Il tutto rende l'esplorazione della tomba ancora più stimolante e ancora più preoccupante, in un certo senso. Quindi, prese anche le altre scorte, qui c'è una piantina a percezione che, come sempre, non è molto utile e sensata da utilizzare a difficoltà normale, facile o difficile, ma è utile magari ad ossessione mortale, ma che facciamo bene a raccogliere per rivenderla in futuro. Di qui, doppio salto sulla parete e rampino con quadrato. Ce ne andiamo sopra. E poi, raggiunta l'estremità in alto, ce ne andiamo a sinistra, così da saltare verso il cornicione. Continuiamo a sinistra e rumori e qualcosa cade. Quindi questa dovrebbe essere l'entità o la presenza che dà fastidio. Ok, sempre sul bordo, un bel salto a sinistra e evitiamo la trappola giù in basso. Sfruttiamo sempre, senza pietà, senza vergogna e facendo ovviamente bene, l'istinto di sopravvivenza. Ancora pianta a percezione, nuovo accampamento scoperto e giù in fondo altre risorse artificiali, quindi materiali di recupero. Sfruttiamo anche il falò. Per il momento non serve far nulla né spendere punti abilità né migliorare gli equipaggiamenti, quindi continuiamo con l'esplorazione. Ci infiliamo qui dentro, tra le due colonne in pietra, e vediamo che cosa ci attende. Quindi vedete ragazzi ciò che dicevo prima, ovvero il fatto che arrivare dentro la tomba C'è richiede comunque qualcuno? sia il saper superare alcune difficoltà e l'affrontare un percorso. Non è semplicemente trovo la pittura gialla ed ecco qui la tomba. Non è semplicemente così. Ok, all'interno di questa stanza ci prendiamo i funghetti e il vasetto. E poi saltiamo qui sopra. Ed appare finalmente di fronte a noi il centro della tomba. Ok, di qui andiamo in avanti, salto e rampino. E poi chiaramente si scende. Oscilliamo in avanti, quindi L2 premuto per dondolare dietro avanti, per darci la spinta e saltiamo. Di qui, anziché avanzare, voglio farvi vedere un'altra cosa che non è importantissima, però fa sempre parte dell'ambientazione. Quindi torniamo sui nostri passi, facciamo un bel salto e arriviamo allo steccato in legno. Di qui, doppio salto per saltare su. E anche usando l'istinto di sopravvivenza non ci sono oggetti, però c'è una barricata che possiamo forzare semplicemente nel caso in cui magari avessimo dimenticato qualcosa indietro, volessimo tornare al falò. Come scorciatoia, così per passare tranquillamente. In più c'era anche un insetto, quindi abbiamo fatto bene comunque a tornare indietro. Ok, riprendiamo con l'esplorazione della tomba. Ok, stavolta passiamo a sinistra, ci prendiamo l'oro dalla vena nel muro, quindi più volte premiamo il tasto quadrato per usare la piccozza, e di qui prendiamo anche i funghetti. Un bel salto sull'albero e andiamo sopra. Ok, arrivato qui, salto col rampino. Vi leggo, rampino. Mentre sei a mezz'aria, premi quadrato per lanciare il rampino e oscillare tra i crepacci. Quindi avanti X quadrato e in automatica l'ara completa quello che è il salto. Perfetto così. Ancora istinto di sopravvivenza per prendere un ragnetto e di qui un bel po' di risorse naturali e artificiali e anche un collezionabile con un kit di sopravvivenza. Quindi tutte quelle che in teoria erano le scorte da vecchi esploratori che avevano l'accampamento prima e che sono arrivati fino a qua. Altra cosa estremamente importante che voglio dirvi, soprattutto a quei ragazzi magari che stanno seguendo questo video per la prima volta sul nostro canale. Ci tengo a specificare che sul canale YouTube Mastro Titto trovate principalmente video guida professionali, ovvero video fatti per bene con criterio. Le cose stupide le lascio fare agli altri. Ciò significa che per avere il massimo beneficio dal seguire una videoguida è fondamentale che voi la interpretate come se fosse una serie TV, una serie di episodi che vi piace, quello che sia. Di una serie è importante guardare tutti gli episodi, tutti i video in ordine cronologico, altrimenti se saltate di video in video o parti del video stesso non capite quello che succede dopo. Quindi, se state vedendo questo video ma non capite perché dico e faccio certe cose, vi invito a seguire questa videoguida, così come tutte le altre sul canale, dal primo episodio fino all'ultimo. Specificazione sicuramente banale, ma che è importante anche per chiarire alcuni punti, a un dito di distanza. Maledetto questo posto, maledetta questa giovane. Prima ti agita un gioiello sotto il naso e poi ti fa lo sgambetto. Abbiamo quasi attraversato quel pozzo senza fondo. Non
una sorta di altare ci attende dalla parte opposta, sotto un gigantesco volto di pietra che sembra prendersi gioco di noi. Qualcosa ha attaccato l'accampamento. Alcuni sostengono che siano state pantere, altri che si tratti di qualcosa di più sinistro. Metà degli uomini insiste per abbandonare la spedizione. Ho dovuto punirne uno per farne un esempio. Mi serve solo un altro giorno. Un altro maledetto giorno. Perfetto, anche questo collezionabile è stato raccolto e letto. Prendiamo il resto che c'è in quest'area. E continuiamo ancora ad andare avanti, quindi attraversiamo il tutto su questo tronco d'albero e raggiungiamo l'enigma di questa tomba della sfida, o tomba opzionale che dir si voglia, tanto è la stessa cosa. Iniziamo subito con l'istinto di sopravvivenza ad evidenziare alcune parti, come ad esempio questo meccanismo, per cui ci mettiamo qui sulla destra, interagiamo con quadrato ed andiamo a tirare verso di noi il tutto per far sì che poi la parte di ramo, comunque sia di legno, avvolto dalla corda sia grosso modo di fronte, quindi speculare, all'altro palo ricoperto di corda. In questo modo, stando sotto, creiamo un collegamento e attraversiamo anche quest'altro crepaccio. Perfetto, di qui ci stacchiamo con cerchio e poi con triangolo tendiamo la corda. Saltiamo qui sopra, arriviamo in fondo, ci prendiamo un po' di scorte, che non fanno mai male. E poi interagiamo con quest'altro meccanismo, quindi sempre da questo lato, quadrato per interagire, e tiriamo quest'altra leva. Questa leva a cosa serve? Serve a far spostare una cassa appesa da una parte all'altra di un certo percorso. La sua posizione iniziale, ovvero laggiù in fondo, è laddove dobbiamo andare noi. Quindi adesso, con un po' di accortezza e risolvendo questo enigma, dobbiamo fare in modo poi di trovarci alla fine di tutto sulla cassa che torna alla sua posizione originale. Quindi, fatto anche questo, saltiamo sulla cassa che ormai si è fermata. Torniamo al punto di inizio e di qui rimuoviamo nuovamente il meccanismo. Tutto questo per far sì che questa volta il palo con la corda si trovi proprio in faccia alla cassa, quindi al rotolo di corda attaccato sulla cassa. Perfetto, ci rimettiamo qui sotto e creiamo un altro collegamento con la corda. Bene così. Al che torniamo al secondo interruttore e riazioniamo nuovamente il meccanismo, quindi facciamo sì che la cassa torni alla posizione iniziale. Perché però abbiamo attaccato una corda? Perché quella corda, prima che si spezzi, ci darà il tempo di staccarci dalla leva e di saltare sulla cassa, altrimenti sarebbe impossibile farcela. Quindi intanto tiriamo il tutto. Molto velocemente andiamo verso la cassa che è in tiro, saltiamo e andiamo sopra. E di qui, grosso modo, la difficoltà più grande di questa tomba è stata risolta. Perfetto, scendiamo e iniziamo un po' a ripulire la zona. Vasetto di scorte, erba medicinale, anzi scusate, pianta stoicismo, in questo caso cacao, e polvere da sparo. Si scende di qualche gradino, insetto e murales collezionabile. Portale subacqueo. Qui, sotto il vigile occhio di uno dei signori della morte, si apre il varco che conduce a Shibarba, che tutti devono attraversare nel tragitto tra questa vita e la prossima. Ok, torniamo alla sessione platforming. Prima di tutto dobbiamo saltare lì davanti e poi successivamente cercare di raggiungere questo bordo qui. Vi faccio un micro spoiler, ovvero un'anticipazione di alcuni secondi, così da prepararvi anche a quello che ci attende. Con questo primo salto apparirà il comando di rinsaldare la presa con quadrato. Anche se lo premiamo, dovremo per forza scivolare qui sotto, dove sarà necessario ripremere questa volta davvero il tasto quadrato e rinsaldare la presa. Dopodiché procederemo sulla destra, utilizzando quello che è la piccozza per arrivare sulle pareti butterate. C'è una prima parete qui sulla sinistra e una seconda sulla destra. Quando arriveremo alla prima, qualcosa o qualcuno getterà delle macerie, dei detriti da qua sopra, cercando di colpirci, quindi dovremo essere molto veloci ad andare sulla destra e saltare sull'ultima parete. Ok, dalla teoria passiamo alla pratica. Salto in avanti, rinsaldiamo la presa, non serve. Rinsaldiamo la presa, stavolta serve. Destra X per saltare e quadrato con piccozza. Perfetto, di qui andiamo subito a destra. E ancora salto con X e ancora piccozza. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Maledizione! Continuiamo a salire.
un bel salto e ci tiriamo su. Prima di interagire immediatamente con quello che è la statua giù in fondo che corrisponde all'abilità, ripuliamo anche questa zona. Infatti alle nostre spalle c'è una barricata che possiamo distruggere tirando la freccia con corda. Al cui interno troviamo altri 5 pezzi d'oro. Qui al centro c'è una scala, saliamo in cima per prendere il contenuto di questo vasetto di scorte. E dall'altra parte c'è un'altra parete barricata. Rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima e ci prendiamo altri 5 pezzi d'oro. Solitamente nei pressi della ricompensa di una tomba opzionale c'è sempre un po' di oro o un po' di giada, quindi se non la trovate subito usate l'istinto di sopravvivenza e cercate bene. Ok. Detto e fatto anche tutto questo, finalmente la nostra strameritatissima ricompensa. Ragazzi, siamo stati perfetti. Ora vediamo di uscire. Picco dell'Aquila ti permette di muoverti in modo più agile e veloce in fase di arrampicata, un punto abilità. Tomba completata, portale degli inferi. Ok, di qui dobbiamo rifare un pezzo di strada per tornare a quello che è l'ingresso della tomba, quindi in realtà la tomba opzionale non finisce qui, ma continua ancora. Possiamo considerare la tomba opzionale o della sfida che dir si voglia completata effettivamente solo quando saremo usciti da quest'ultima. Per cui qui davanti saltiamo e poi una serie di salti in avanti. Ok, in zona non c'è nient'altro. Andiamo sul tronco d'albero e qui in avanti salto col rampino come abbiamo fatto in precedenza. Discesa automatica, perfetto, rimaniamo sempre centrali. Andiamo ancora avanti e di qui creiamo un collegamento con la corda, da palo a palo. Saltiamo giù. Altri oggetti di interesse non ci sono e quindi siamo tornati all'ingresso della tomba opzionale. Siamo stati bravissimi. Considerate che questa è praticamente la prima o una delle primissime tombe della sfida ed è anche una delle più semplici e veloci da completarsi. Poi nessuna tomba sarà impossibile o troppo difficile da andare ad affrontare e di andare a completare, però è anche vero che chiaramente andando avanti col gioco la difficoltà è crescente. Presto, non ce la faccio più a tenerlo. Questa non l'ho capita, non so se è un piccolo bug audio di Giona, ma non l'ho capita. Comunque, un altro di quelli. Infatti Giona era qui seduto, non so cosa stava tenendo, ma comunque va bene così ragazzi, sono piccoli imprevisti che fanno parte anche delle videoguide e soprattutto delle videoguide. Di solito in mie partite private di studio non mi capitano mai queste cose, ma sempre quando registro. Comunque, di qui avanziamo con la storia. Al falò non ci serve nulla perché sì, abbiamo 2 punti abilità e magari possiamo potenziare l'arco, ma non c'è niente di interessante al momento o di estremamente utile e necessario da andare a prendere, quindi intanto ripuliamo un po' la zona e andiamo oltre. E di qui per l'appunto vi dicevo, si prosegue con la storia, arriviamo in fondo ed interagiamo con Giona premendo quadrato per sollevare questo pezzo di pietra, questo pezzo di muro, di statua, quel che sia. 3, 2, 1. Pronti per l'appunto ad affrontare uno scontro mortale e finale con il giaguaro. Eccolo lì. Iniziamo tutto in estrema difficoltà, infatti ci ha preso le spalle e non ce l'aspettavamo. Giona ci passa a breve un'arma che ha un singolo colpo, ovvero la pistola col bengala. Cerchiamo di spararlo bene, appena avremo la possibilità, eccoci qui. Preso. Perfetto. Di tempo non ce n'è tantissimo, però ce la facciamo. Di qui iniziamo subito con la schivata, immediatamente con cerchio, perché come vedete il giaguaro parte subito all'attacco, non ci dà neanche il tempo di capire cosa sta succedendo. Ok, iniziamo a prendere per bene la mira. Scusate. E facciamo del nostro meglio. Mi raccomando, come per la volta precedente, diamo sempre la priorità alla schivata e poi allo sparare frecce. L'importante è non essere colpiti.
Possiamo anche provare a salire sull'albero, magari per avere un minimo di vantaggio, se riusciamo. Possiamo anche eliminare queste bescemmie qui sotto per fare in totale 20 punti esperienza. Eccolo lì, perfetto. Non so se ci ha visto, perché considerate che il giaguaro è perfettamente in grado di arrampicarsi sugli alberi. Forse laggiù? Direi di sì, era laggiù. Ok, possiamo anche scendere, vedete come sale. L'ho fatto apposta per farvi vedere che si arrampica, quindi non c'è mai un posto effettivamente sicuro dove affrontare l'avversario. E poi continuiamo col combattimento. Perfetto, ci siamo riusciti. Stavolta l'ho giocato molto meglio rispetto alla precedente, per cui sono davvero molto molto soddisfatto. Spero possiate apprezzare l'impegno. Ok, di qui il pericolo è cessato, abbiamo vinto noi e Jonah ci chiama. Prima di rispondere però alle sue richieste continue, stai bene, come va, come non va, decidiamo invece di dare una bella ripulita alla zona. Nonostante l'area sia ferita, è soltanto scena, possiamo anche provare a curarci, ma in teoria la cura, come vedete, non subentra perché stiamo benissimo. Iniziamo invece, anche tramite l'utilizzo frequente di istinto della sopravvivenza, nell'andare per l'appunto a recuperare tutte quelle che sono le risorse artificiali e naturali in zona, così come andare ad uccidere eventuali uccelli per fare 20 punti esperienza ad uccellino abbattuto. Ok, qualcosa lo vediamo già lì in fondo. Uno. E 1-2. Poi chiaramente facendo il giro ci prendiamo anche il drop. Ricreiamo frecce. E ne raccogliamo qualcuno extra da questa faredra. Vi ricordo ragazzi che raccogliere risorse artificiali naturali è un'attività sempre davvero molto molto significativa e utile. Anche se poi in realtà tutti questi oggetti non ci servono e non ci serviranno mai, potremo in qualsiasi momento più avanti nella storia andarli a vendere e quindi farci soldi. E i soldi servono sempre. Quindi è buona regola darsi l'obiettivo di cercare di raccogliere quante più risorse possibile ogni volta che accediamo ad una nuova zona. O magari anche torniamo sui nostri passi, perché no? Ok, continuiamo con la raccolta delle risorse. Una volta completato il giro, andiamo finalmente a rassicurare Jonah sulla nostra condizione di salute. Meglio accamparci. Fammi dare un'occhiata.
fondo. Sai, con tutto quello che ci è capitato di recente, ho iniziato a pensare a mio fratello. Ho sempre provato a proteggerlo. Da mio padre. Da se stesso. Ma l'ho perso. Hai fatto tutto ciò che potevi. Se fossi stato al posto giusto, al momento giusto, lui sarebbe ancora qui. Se solo fossi stato un po' più attento. Non puoi proteggere tutti, John. Grazie. Mi manca. Lo so. I miei genitori mi mancheranno molto. Ho sognato mia madre di recente. Davvero? Era così chiaro. Quando ero piccola, mio padre mi teneva nascoste alcune cose. Aveva segreti. Su di lei, soprattutto. E per quale motivo? Pensava mi avrebbero fatta soffrire dopo che morì. Non mi ha mai impedito di cercare risposte, però... Anche se ho ancora così tante domande. Ha creato tanti misteri quanti ne ha risolti. Dominguez ha detto che avrebbe usato lo scrigno d'argento di Ishel per ricreare il mondo. Se tu avessi quel potere, cosa faresti? Andrei nel panico, direi. Non torneresti a quando tuo fratello era vivo e stare ancora con lui? E perdere tutto il resto. Non potrei. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che oggi... Per conquistare il tesoro, l'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re in astuzia, raggiungere la tomba proibita e risolvere il mistero della regina bianca. Il percorso sarà irto di ostacoli. Lara, stai facendo il conto di matematica? L'esploratrice non può perdere altro tempo. Li sto cominciando! E quindi, ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, mi resta altro da aggiungere che anche per il quinto episodio della nostra videoguida al 100% di Shadow of the Tomb Raider è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete concesso e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!